Ritorno a salutare allora Riberto Faustini e Alessio Cre, insomma, e adesso per capire che cosa accade, che cosa state combinando, scusatemi il termine, insomma, cosa combinano, cosa creano i nostri artisti locali, insomma, come Locale, Riberto, che tu sei sì. di Paderno, Franciacorta, per cui Franciacorta, insomma, e tu invece Alessio Castagnato, Castagnato. Castagnato, ecco, i nostri artisti locali, i nostri personaggi locali che vanno premiati. Vediamo adesso il filmato, appunto, che ci ha portato Riberto. Sargemme, giur, quando è che va Maito? Ma che è un galetto che aveva fatto tutta la vita al meglio. Potrò che ne fa il fumo, dai. Ehi, paso un momento che quando fanno operazione e te la via il dito. Guarda, qui sei tu la mia colonna. Non ti lascerò mai, tesoro mio. Ti terrò stretta a me. Ti lego a me. Ecco perché ti voglio tanto, tanto bene. Ma io comincio anche adesso a calcolarti, tesoro mio. Vieni, allora, vieni. Stasera una buona bottiglia di champagne. Sei bellissima. È il giorno più bello della mia vita. Dai, non piangere, non preoccuparti. Lo vuoi un caffè, una camomilla? No, la camomilla no, grazie. Un caffè. Lo vuoi anche tu un caffè? Sì, dai. Va bene. No, no. No, no, non va bene, dice la bambina. Purtroppo, insomma, ecco tu. Dipingi un po' questi eventi un po' drammatici, insomma. Sì, prevalentemente film di guerra, però quando la Oltre al comico che abbiamo visto. Ah, sì, passo anche a fare i comici, sì, però, sì. Quindi, ho una trilogia di film comici. Ecco, scusate, ti interrompo, no, per essere maleducato, ma salutiamo allora nuovamente Gente Canali. Grazie. Applausi, insomma, grazie di avermi ospitato. Artista, insomma, conosciuta, poi raccontiamo brevemente, insomma, il tuo percorso un po' di aneddoti artistico musicale, oltre ad averti apprezzato poi nei grazie brani. Allora, dicevo a Riberto Faustini, insomma, tu sei regista di questi lungometraggi. Sì, ho fatto un po' di tutto, dei lungometraggi, qualche corto e documentari. E qui cosa allora? C'era questo momento della guerra? Sì, questo è il film che praticamente sono 2 giorni prima la battaglia di Nikolaevka. Successivamente, se riusciamo, l'anno prossimo facciamo anche la battaglia. Mi serviva un po' più bravi, di gente. Insomma, perché non è facile ricostruire tutto questo, no? No, e soprattutto l'ambiente giusto, ma il problema grosso ecco, il problema, è quello lì, che non puoi organizzarlo, tu non sai quando nevica. E quando nevica, quando se poi questo? Piove, va via. E che anno avete realizzato? 2 anni fa. 2 anni fa. Però l'abbiamo deciso il giovedì per il sabato. Cioè, giovedì ho fatto un sacco di chiamate. Ho detto vediamo chi viene, ho chiamato 50 persone, ma ne sono venute poche perché per una serie di motivi. Ma e poi bravi anche gli attori, perché poi insomma sono persone che fanno già qualcosa. E allora quello che fa il sergente è un attore teatrale della mia compagnia teatrale, che io ero un regista teatrale a Paderno nella compagnia Fontanie de Jonas.
e per cui è già un attore che da anni recita. Poi altri li ho provati proprio lì sul momento, perché proprio prima di fare il film ho detto: chi vuole recitare? In quattro ha alzato la mano, ho detto: non andiamo mica bene. Allora dovete assolutamente fare quello che dico io, non contestarmi e andare avanti, perché il tempo qui è poco. Erano le 3 e alle 4:30 c'era già scuro. Per cui tutto quel pezzo che si vede, loro che camminano al fuoco, cioè praticamente il film dura 50 minuti, abbiamo fatto praticamente 35 minuti in 1:30, che è una cosa che non, è impossibile da fare, nel senso che non si fanno i film così, purtroppo, però non avevamo altra scelta. Tutto bene, almeno questi momenti che abbiamo visto è veramente bello. Non avevamo altra scelta. Il Vestuvero che cosa ricorda? Il Battaglione Vestona. Sì, infatti sono stato su anche a Vestone, mi ha fatto un festone e li ringrazio anche. Della guerra della seconda guerra mondiale, guerra esatto. Mondiale. Sì, qui erano in ritirata, c'era il ripiegamento e poi lì a Nikolajevka c'è stata la sacca dove hanno dovuto andare all'assalto per poter passare e c'è stata, diciamo, la tragedia nella tragedia. Ecco. Se riusciamo fra un paio d'anni, forse l'anno prossimo, mi serviva un po' più di persone e anche di neve per fare... diciamo il seguito, per cui qua c'è una battaglietta, ma lascia intendere che ci sarà qualcosa, però non c'è dentro la battaglia di Nikolajevka in questo film, e lo faremo poi. Mentre nell'altro spezzone abbiamo visto la nostra Roberta, insomma, che sì, abbiamo visto la Roberta che si è cimentata come attrice, è brava, cioè, è molto brava, non c'è tanto bisogno di dargli indicazioni perché riesce ad entrare bene nella parte, a volte anche troppo, perché lei tende ad aggiungere, lei tende ad aggiungere dei pezzi al copione, no? E per cui tu dici: vabbè, questa scena durerà 10 secondi, poi guardi l'orologio, è andata avanti un po', vabbè, un minuto e mezzo, però ci sta bene, diciamo che anche avendo lei scritto il film. Ah, l'hai scritto tu il film? Io l'ho scritto. Sì, l'ha scritto lei. È sceneggiatrice lei del film. Di tutte e due, corto. Quando hai tanti segreti che non mi svegli, pian piano li scopriamo. Insomma, quando mi ha detto... Sei anche sceneggiatrice, sei? Sì. Ecco. Quando mi ha proposto di fare il film su... Grazie. Sta l'applauso. Poi oggi abbiamo un regista. Abbiamo visto prima un manager... appunto di spettacolo, chissà che prima o poi prende il volo, ci sono voluti 2 anni a scrivere questa scenografia, abbiamo avuto attori che hanno sposato la nostra causa, ora non sono presenti, c'è il giornalista Giuseppe De Maria che collabora con Rete Brescia, certo, che fa il ruolo dell'avvocato, Giorgio Zanetti, il comico, e Riccardo Minuti, Loredana Madama e Paolo Conte, oltre a 2 attrici molto brave, Alice e Chiara, che sono 2 bambine e sono state veramente le più brave. Ecco, nel frattempo, scusate se vi interrompo, dalla regia chiedo appunto se possiamo metterci in contatto invece con un altro ospite, che sarà un ospite... telefonico, che è l'attore, sempre parlando di cinematografia, Michele Livozzi, che invece ha fatto diversi film, diverse fiction che riguardano soprattutto cose di mafia e cose di questo tipo, insomma. Ecco, se possiamo nel frattempo contattarlo, che tra un attimo magari ci mettiamo in contatto, facciamo questo collegamento telefonico. Allora, però oggi abbiamo invitato anche Alessio Crea, sì, no? Alessio Crea, che ragazzo che... giovane, quanti anni ha? 23. Ah, 23, sì. È nato te, insomma, ecco, sei giovanissimo. Dai. Già, diciamo così, come fai già colonne sonore? Sì, esatto, ho avuto già un paio di esperienze prima di collaborare con Riberto per il film Il Vestù, e diciamo sì che mi sto specializzando sulla sonorizzazione, sulla composizione per la musica da immagini, per le varie appunto tipologie, dal video aziendale fino al cortometraggio, al film, al lungometraggio, infatti, come è successo in questo caso. Sei diplomato in conservatorio? Ho studiato in un conservatorio moderno, sì, poi ho fatto un master a Milano alla Civica, che è un corso dove appunto si studia la musica più collegata a... E tu fai questo come professione? Sì, dopo il geometra ho deciso di cambiare totalmente. Cioè, sei geometra, però fai il compositore. Ho sempre studiato musica fin da bambino e
però fino alla quarta, quinta superiore non avevo mai pensato di intraprendere questa strada, però ho visto che avevo delle carte da giocarmi e ho visto che comunque mi esce bene a farlo come idee, mi vengono bene queste appunto sonorizzazioni, penso di piacere ai clienti, comunque so che sono stati soddisfatti fino adesso, vedremo in futuro. E ecco, dalla regia, se mi dite quando c'è il collegamento lo facciamo, quindi se chiamiamo, chiedo Michele Livorsi, quando c'è in linea ci colleghiamo pure, non lo lasciamo in attesa. Dicevi, scusa, adesso quindi tu componi per chi? Beh, adesso sto tra l'altro collaborando con un altro videomaker professionista per relativi video aziendali, ho fatto anche video per matrimoni e mi vengono richieste appunto parecchie, non soltanto film artistici, ma anche a livello proprio aziendale e commerciale. Logicamente io non mi chiudo nessuna porta, cerco di essere il più poliedrico possibile, anche perché comunque compongo parecchi generi, cioè passo dalla musica anche dance, volendo, al pop elettronico, alla musica sinfonica, new age, quella un po' più colta, quindi cerco modestamente di studiare questi campi per accontentare il più possibile anche film di diversa specie e storia. E come nasce così un brano? Dove prendi ispirazione? Molto spesso con le immagini l'ispirazione l'ha detta un po' la storia stessa, cioè l'immagine stessa, non sono io che scelgo le musiche, ma è l'immagine stessa molto spesso, anche se poi logicamente sono io che decido il tema in base a parecchi discorsi, molto spesso col regista, che è fondamentale, che ti dà l'incipit, ti dice più o meno il carattere generale di come deve essere percepita una... appunto una musica, oppure se vengono appunto richieste delle... Ma cosa fai? Guardi la scena del film? Sì. Ti medesimi un po' nel contesto? A me quando mi passano i cosiddetti rulli nel gergo tecnico, diciamo che guardo le immagini, logicamente soltanto col parlato, e si inizia a ragionare su come si può vedere il film, con quale ambientazione, bisogna scegliere che figura deve innanzitutto avere la musica, perché molto spesso può cambiare da film a film, la musica non ha sempre lo stesso scopo. Non è facile, no, assolutamente. Dicono la regia che c'è il collegamento.